Come al solito, non guardate questo video se non volete avere spoiler su cose che accadranno solo nella quinta stagione di Steven Universe. E invece no! No, sul serio, non ci sono spoiler stavolta. È tutta roba che avete già visto più o meno. Roba che quantomeno è già arrivata in Italia e comunque si tratta di Ronaldo, quindi che spoiler vuoi che vi faccia? Ronaldo è dannatamente fastidioso. Per il modo in cui parla, per il modo in cui non si rende conto di essere pesante. E tante cose di questo tipo. Ma nello specifico stavolta vi vorrei parlare di come Ronaldo sia in realtà un personaggio complesso. Ronaldo è l'opposto di Lars, per questo erano amici da bambini. Tutti e due hanno paura del giudizio degli altri. Tutti e due nascondono le proprie insicurezze e non vogliono che le altre le sappiano. Solo che se Lars cerca di chiudersi a riccio e non far avvicinare nessuno e fingere di essere qualcosa che non è, Ronaldo finge che l'intero mondo non sia quello che è. Ronaldo è convinto che la vita sia interessante solo dal momento in cui c'è qualcosa di interessante dietro alla vita, per esempio il popolo serpente o i sassi viventi. Ronaldo è geloso della vita di Steven, vorrebbe avere una vita nettamente migliore, tant'è vero che prova ad andare ad abitare con lui solo per poter essere una Crystal Gem, e una volta che ne fa parte, improvvisamente diventa automaticamente un esperto. Ronaldo, tanto per iniziare, è una di quelle persone che si informano su internet ma non sono in grado di distinguere un sito affidabile da uno non affidabile, che non sono in grado di riconoscere la presenza di incoerenze fra un articolo e l'altro, e che quindi si fanno un'opinione che è troppo convinte di essere quella giusta e che si basa in realtà su aria fritta. Tipo le persone che credono a qualsiasi bufala che pubblichi l'ercio.it, la scorreggia nazionale e il fatto quotidiano, o siamo rimasti soli, o tutti quei giornali, insomma. Ronaldo è fastidioso perché è esattamente come quelle persone, crede a qualsiasi cacchiata. Ed ha questa sorta di visione della realtà che è completamente diversa rispetto a quella che dovrebbe essere. Quanto è fastidioso Ronaldo. Persino il signor Fry fa notare che dei due figli, Petey è quello che potrebbe tranquillamente sopravvivere, ma Ronaldo? Perché Ronaldo non ha coscienza del mondo che lo circonda, non sa, non è in grado di capire il confine fra ciò che è nella sua testa e ciò che è nel mondo reale. Perché? Perché ormai si è abituato fin da quando era piccolo a questa finzione. E proprio come le persone che fingono di essere quello che non sono in grado di sapere che loro stanno fingendo, allo stesso modo nemmeno Ronaldo è in grado di capire che ciò in cui lui crede è in realtà cospirazione inventata. Un po' come tutti quelli che sono convinti che ci siano le scie chimiche nel cielo. Sì, per questo video mi odierete tantissimo se ci credete, ma non è vero! Ok, scegliamo una bufala qualsiasi, una di quelle a cui credono praticamente tutti. 35 euro al giorno date agli immigrati. Che non è vero. Ok? Perché non è vero? Punto primo, si tratta di una malinformazione. In realtà ci sono 35 euro che vengono date agli immigrati, ma in realtà vengono dati agli italiani che tengono gli immigrati, quindi ai proprietari delle strutture che contengono gli immigrati. E in quei 35 euro ci sono elettricità, cibo, smaltimento dei rifiuti, acqua, gas, la paga delle persone che lavorano là dentro, la paga di chi pulisce, la paga di chi cucina. Quindi di quei 35 euro quanti vanno agli immigrati? Di solito nessuno, perché hanno tutta la manutenzione di un edificio contenente decine di persone che, beh, devono essere gestite, tutto quanto, e i documenti, e i permessi. Quindi potete capire che di quei 35 euro non resta neanche un centesimo? Perfetto. Capite qual è il passaggio da vengono dati 35 euro alle persone che tengono gli immigrati e di cui una parte minima davvero non viene spesa in tasse, e quella parte minima che non viene spesa in tasse comunque è la paga di chi ci lavora e vengono dati 35 euro al giorno agli immigrati, soldi che tra l'altro non è che arrivino davvero tutti i giorni. A volte sono di meno, tra l'altro sono ipotetici. Ma la gente automaticamente è in grado di vedere un articolo di giornale, leggono i 35 euro degli immigrati, capiscono che sono 35 euro che vengono dati agli immigrati tutti i giorni, come se lo Stato regalasse soldi. Non lo fa nessuno, dai. Insomma, riuscite a concepire che questa informazione non è vera? Ma allora perché la gente ci crede? Perché è comodo crederci. Perché dal momento stesso in cui tu sei convinto che ci sia questa ingiustizia nei tuoi confronti, hai qualcosa di cui lamentarti. Tutto sembra più chiaro. Capisci che il vero problema perché tu stai male sono loro.
Ed è così che nasce il razzismo. Nel caso specifico di Ronaldo non nasce nessuna forma di razzismo, anche se rischia. Anche se rischia. Ronaldo infatti rischia di scatenare una sorta di guerra contro le gemme. Perché? Perché lui dice che le gemme sono cattive, senza rendersi conto del fatto che lui sta parlando di gemme cattive e che lui sta dicendo che tutte le gemme siano cattive. Ronaldo non si rende conto di come stanno le cose nel mondo reale. Lui si accontenta di sapere che il mondo è più interessante di quello che sembra, che c'è il popolo serpente e cose di questo tipo, e quindi resta nella sua traiettoria senza rendersi conto del fatto che ciò in cui crede non è del tutto reale e prende qualsiasi cosa veda come reale. Sapete, è possibile creare una teoria di qualsiasi tipo, non ce la si può prendere con Ronaldo perché dice che esiste il popolo serpente, perché basta partire da una qualsiasi cosa e potete immaginare quello che volete. Lo scotch, ok? Inventiamoci una storia a caso sullo scotch. Lo scotch controlla le nostre menti. Per questo lo appiccicano ovunque, perché dal momento in cui è appiccicato al muro, lui è in grado di star lì sempre vicino a noi. Oppure lo attacchiamo sotto dei fogli per appiccicare senza che si veda lo scotch. In questo modo lo scotch è comunque vicino a noi. Poi ci sono gli adesivi, anche gli adesivi in fondo sono scotch in un certo senso e gli somigliano moltissimo probabilmente anche gli adesivi. Per questo vendono gli adesivi ai bambini, per questo le organizzazioni hanno gli adesivi personalizzati, per questo si mettono gli adesivi. Capite che si può inventare qualsiasi cazzata partendo da qualsiasi cagata? E una persona che poi crede a questa storia dello scotch, tutte le volte che vede lo scotch, dice: certo, l'hanno messo anche qui, ecco perché lo mettono negli ospedali, ecco perché c'è lo scotch davanti a tutte le scrivanie dei grandi uomini, insomma, un muratore non userà mai la scrivania, e infatti un muratore non controlla il mondo, mentre chi controlla il mondo ha una scrivania, e sulla scrivania c'è lo scotch perché lo scotch è un metodo per controllare il mondo, ma noi non lo sappiamo e ce lo vendono! Capite? Chiunque può creare una cosa in cui chiunque può credere. E se non siete in grado di andarvi a informare e scoprire davvero fino a che punto una cosa può essere reale e scoprire che la vostra teoria può essere smontata, resterete sempre convinti di quella cosa. E Ronaldo ha le sue convinzioni. Ronaldo ha le sue convinzioni sui fantasmi, sui sassi, sul popolo serpente e su un sacco di altre cose che assolutamente non esistono. È addirittura convinto che qualcuno segua il suo blog quando in realtà lo guarda una persona sola e quella persona sola è Steven. Ronaldo sa che qualcosa di strano accade a Beach City, ma non indaga davvero per scoprire che cosa succeda, ma dà per scontato che con il ragionamento si possa arrivare alla soluzione. Ma i fatti sono diversi dal ragionamento. Una cosa può essere estremamente logica, ma essere sbagliata lo stesso. Prendete la terra piatta? Perché mai la terra dovrebbe essere rotonda? A livello logico non ha senso che sia rotonda. Ci sono un milione di modi per giustificare il fatto che non sia rotonda a livello logico, ma a livello pratico no. Voi potete fare il ragionamento più intelligente del mondo e arriverete sempre al punto che ragionando e senza prendere in considerazione i fatti veri e propri, ma solo ragionando, la Terra è piatta. Se invece prendiamo in considerazione i fatti pratici, purtroppo ci ritroviamo a dover scoprire che è tonda. Ronaldo è come Lars, recita, ma è assolutamente immaturo rispetto a Lars. Esattamente come Kevin. Ronaldo non si fa domande su chi lui sia effettivamente, su quanto ciò che fa possa essere giusto o sbagliato. Vediamo Pidi che alla sua apparizione fa subito un ragionamento sul fatto che ha dubbi sul ruolo del lavoro nella nostra società e sul fatto che lui si rende conto del fatto che i soldi che lui guadagnerà lavorando li userà per spendere soldi che renderanno più leggero il suo lavoro, con il quale continuerà a lavorare per potersi permettere cose che gli permetteranno di lavorare e permetteranno alla sua famiglia di lavorare. Entrando in un circolo vizioso, alla fine non ti resta nulla. Spendi un sacco di tempo e un sacco di occasioni in cui potresti essere felice per avere dei soldi che non sono in grado di ripagarti della felicità e del tempo che hai perso. Questi sono ragionamenti che fa Pidi. Pidi è un bambino, è molto più piccolo di Steven. Poi c'è Ronaldo che dovrebbe essere quello adulto e non ci pensa! Non abbiamo mai visto nel corso della serie Ronaldo fare un ragionamento serio. Anzi, si rinchiude in se stesso, addirittura quando trova finalmente una ragazza, non lo vediamo mai in un atteggiamento davvero dolce con lei. No, lui si comporta come se fosse un documentario, come se l'importante fossero le informazioni, non ciò che la gente prova. Questo non perché Ronaldo pensi che non sia importante ciò che la gente prova, ma perché Ronaldo non è in grado di gestire le emozioni e i sentimenti, perché sono più complessi rispetto ai fatti scientifici, perché non seguono una logica. Inoltre, Ronaldo, al contrario di Lars, si sente maturo e non mette in dubbio questa cosa. Lui è convinto automaticamente di essere maturo, di essere pronto, di avere la risposta. E io devo proteggere gli altri, io ho la grande responsabilità.
senza nemmeno mettere in dubbio minimamente il suo ruolo. Persino quando Steven si sta mettendo in dubbio, pensando che effettivamente forse è il caso di tenere Connie lontana da delle gemme assassine alte 20 metri che ammazzano toccando la gente. Beh, anche in una situazione del genere, Ronaldo non riesce a capire che è quello il problema di Steven e dà per scontato che sia ciò che lui crede. Perché lui crede a tutto quello su cui ragiona. Il punto è che il ragionamento migliore del mondo non sarà mai giusto se poi non corrisponde ai fatti. Ronaldo non riesce ad accettare la realtà perché la realtà fa schifo. E preferisce pensare che la realtà sia meravigliosa, che ci siano un milione di cose che la gente non sa ma che lui riesce a vedere. Lui riesce a rendere la vita più interessante rispetto a quello che è. Questo perché purtroppo la vita fa schifo e Ronaldo non è in grado di accettare questa cosa. Non è in grado di accettare che le cose possono andare male. Non è in grado di accettare che non sempre tutto ha un significato. Che non sempre c'è una speranza. Ronaldo è semplicemente una persona che non si vuole rassegnare al fatto che la realtà sia così, che la realtà non abbia sempre un senso, che tu non sia tutto collegato e che le cose possono far schifo e basta. Ronaldo preferisce credere in qualcosa che lui in fondo sa essere una bugia, piuttosto che dover affrontare l'idea che non c'è speranza per lui. E voi? Ci sono grandi bufali a cui avete creduto? Vi è mai capitato di preferire la fantasia alla realtà? Conoscete qualche Ronaldo? E Ronaldo vi sta simpatico o antipatico, lo vorreste ammazzare?